Ciao cuccioli, buongiorno papà e mamma. Innanzitutto vi volevo dire che io, la Dada Sara e la Dada Elisa, vi pensiamo sempre e ci mancate tantissimo. Poi vi volevo anche raccontare che l'altro giorno siamo state tutte noi date al nido e abbiamo preparato tanti nuovi lavoretti da fare insieme per quando tornerete. E in più abbiamo addobbato la sezione con dei bellissimi fiori che abbiamo fatto io e la Dada Sara e li abbiamo fatti appendere dall'alto, li abbiamo fatti scendere dall'alto. E sono veramente molto belli, ma mai belli quanto i fiori che sono sbocciati, perché vi ricordate che alcuni bimbi li hanno già portati a casa le piantine perché erano fiorite, altri bimbi invece le avevano ancora lasciate all'asilo perché non erano ancora pronte, ma adesso sono prontissime, sono sbocciate, sono cresciute e sono profumatissime. La nostra sezione fa un profumo buonissimo. E io a questo punto sapete cosa ho fatto? Ho preso il cellulare e le ho fotografate, così anche i bimbi che non le hanno a casa le possono vedere. Adesso prendo il cellulare e ve le faccio vedere, ok? State a vedere, eh? Allora, qui c'è quella di Safia. Avete visto che è cresciuta? E poi c'è quella della Zoe. E poi c'è quella di Amira. Guardate com'è grande. E poi c'è quella di Ettore e poi qui c'è la piantina di Tilocchino, qui quella di Alessio Bonarigo e infine quella di Alessio Tosi. Avete visto bimbi come sono diventate belle? Come saranno belle quelle che i bimbi hanno già portato a casa? Sicuramente. Adesso poi insieme a voi volevo provare a fare una piccola magia che dopo potrete ripetere a casa con mamma e papà. Ok? Allora, innanzitutto dovete chiedere a papà e mamma di disegnarvi e di tagliarvi un fiorellino su un pezzettino di carta. Dopodiché voi lo dovrete colorare. Questo l'ho colorato io, perché io so benissimo che voi sapete colorare molto bene e non avrete bisogno di nessun aiuto. Poi dovrete chiedere a papà e mamma di piegare un pochino i petali così. Guardate, uno, due, tre, 4, 5 e 6, in modo da ottenere un fiorellino chiuso, ok? Poi dovete prendere una bacinella e metterci un po' d'acqua. Infine prenderete il vostro fiorellino, piano piano lo adagerete nell'acqua e state a vedere cosa succede, eh? Bisogna aspettare un pochino e poi, come per magia, guardate, che sta succedendo. Oh, guardate bimbi, sta sbocciando come i vostri fiorellini. Avete visto? Si apre. Si aprono tutti i petali. Pianino, pianino, il fiore sboccia. State a vedere, eh? Oh, che meraviglia. Si sta aprendo tutto. Ci vuole un po' di pazienza come per la crescita dei nostri fiori. Avete visto? È rimasto solo ancora un piccolo petalo che si deve ancora aprire, ma adesso si aprirà. E fatto! Avete visto, bimbi, che magia? La ripetiamo un'altra volta, state a vedere, tolgo questo fiorellino perché la bacinella della Dadeda non è abbastanza grande per due fiorellini. E poi ne rimettiamo dentro un altro, state a vedere. Oh, mi si è rovesciato. Ecco, state a vedere, eh? Adesso tra poco si apre. Vedere, si sta aprendo, eccolo, mettiamolo un pochino più in centro. Guardate che magia, bimbi, si apre, sboccia come un fiore vero, anche se questo è di carta e non fa profumo. Eccolo, avete visto? È semplicissimo, però lo potrete fare con papà e mamma, con i fratelli più grandi, per passare un po' di tempo in questi giorni in cui siamo tutti a casa. Va bene? Adesso la Dadeida vi saluta, vi mando un abbraccio forte forte e un bacio col soffio che sicuramente vi arriverà a tutti. Ciao, ciao cuccioli! Arrivederci papà e mamme!